T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 and liftoff of space shuttle Atlantis on mission to build and resupply. Allora, buongiorno ragazzi, vi state divertendo? Immagino di tutte le età, vedo dai più piccoli a quelli un po' più grandicelli. Allora, io quando incontro i ragazzi della vostra età, prima di tutto comincio con una domanda. E la domanda è: chi di voi vuole fare l'astronauta? Eh, e insomma, c'è un certo numero di, di. Abbassate, abbassate le mani. Lo faccio perché quando io avevo la vostra età, abbassate abbassate le mani, e lo so che è difficile immaginarsi come potevo essere alla vostra età, comunque ero uno di quelli che voleva fare l'astronauta. E, e insieme a me ce n'erano tanti, devo dire, perché in quegli anni cominciavano i primi viaggi nello spazio, quindi era davvero l'inizio di, di una grande avventura che poi ci ha portato sulla Luna e, e così via. Vi hanno detto che sono un astronauta, ma immagino che voi siate rimasti delusi perché gli astronauti in genere indossano la tuta, io non ce l'ho la tuta e quindi questo è uno dei pochi casi in cui l'abito fa il monaco. <ride> e, e perciò ho pensato di farmi accompagnare da un'astronauta che voi conoscete sicuramente. E quindi se possiamo partire col video, eh, cominciamo a vedere questo viaggio insieme a un'astronauta vero. Immagino che tutti conosciate questo astronauta qui, questo qui. Allora, io ho viaggiato su questo, su questo veicolo qui. Questo si chiama Space Shuttle, è fatto di tre parti: Una, un veicolo con le ali, che è questo, dove, vi, dove viaggiano gli astronauti, un serbatoio che serve a far funzionare i motori del, della navetta, e due razzi che danno la spinta al momento della partenza. Adesso vedremo. Siamo pronti. Questo sì, è sì, 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 sì. il momento in cui si accendono i motori. Questo rumore è un rumore che si sente a diversi chilometri di distanza. Questo è lo shuttle in volo. Adesso questa nuvola che vedete è il muro del suono, cioè lo shuttle diventa più veloce del suono e, e, e continua ad accelerare fino al momento in cui arriva in orbita Intanto si separano i due, i due razzi a combustibile solido che hanno dato la spinta e lo shuttle continua, vedete con i tre motori e il serbatoio. A un certo punto anche il serbatoio viene, si è svuotato. E viene buttato via e alla fine lo shuttle arriva in orbita e si aggancia alla stazione spaziale. Qui abbiamo visto un cartone, adesso vediamo le immagini vere. Questo è lo shuttle vero che fa proprio una capriola, come avete visto, per allinearsi, per mettersi diciamo, sulla stessa orbita della stazione spaziale. Vedete, è un vero e proprio camion dove la parte dove vivono gli astronauti è solo davanti. Mentre nel grande stiva ci sono diversi esperimenti, eccetera. Questo è il momento in cui io sono arrivato sulla stazione spaziale con lo shuttle Endeavour, e, e questo è il momento del, dell'aggancio in orbita. Quindi, a questo punto, i due veicoli sono attaccati e si può passare da uno all'altro, dallo shuttle, quello con le ali che abbiamo visto prima, alla stazione spaziale. E quindi. Siamo pronti a entrare attraverso questo tunnel. No? Una volta entrati, capite perché si chiama Stazione Spaziale Internazionale, perché effettivamente ci sono tanti paesi, tante nazioni che partecipano e qui vediamo alcune delle bandierine, anzi, tutte le bandierine di tutti i paesi, e se ci fate caso dovreste riconoscere anche la bandiera italiana. In effetti. Eh, anche eh, Buzz Lightyear è stato davvero, questo non è un fotomontaggio, è stato portato davvero dagli astronauti a bordo della stazione spaziale e quindi è, è stato uno dei membri dell'equipaggio de, eh, che, che si sono succeduti sulla stazione spaziale. Qui vediamo alcuni ambienti della stazione, vedete che la cosa che caratterizza la stazione è che tutto galleggia: no? galleggiano le persone, galleggiano anche i popcorn, <ride> galleggia tutto. Vedete, queste sono le, le cabine dove vivono gli astronauti, sono molto piccoline eh, e, e soprattutto se guardate dietro si vede quel tessuto bianco, quello è il sacchappello dove dormono gli astronauti. Questa è l'acqua che viene portata a bordo della, della stazione spaziale, e ecco questo è come dormono gli astronauti. Chi sono questi? Li riconoscete? Che ninja! Ma Raffaello era anche il nome di quella specie di. Eh, di cilindro che abbiamo visto nello stiva dello shuttle è un pezzo di, di tecnologia italiana che, che io ho avuto l'onore di portare a bordo è quella, è quella cosa che abbiamo visto dentro, eh, dentro lo shuttle che poi viene attaccata alla stazione e diventa un'altra un stanza diciamo così no? della stazione dentro quel modulo ci sono un, un, molte, molte cose che vengono portate sulla stazione. Gli astronauti devono mangiare, quindi bisogna portargli il cibo, devono bere, quindi po bisogna portargli l'acqua e gli portiamo anche i vestiti perché ne, sulla stazione spaziale non c'è la lavanderia. Quindi ogni volta bisogna portargli i vestiti puliti. Ci sono anche esperimenti. Questa scatoletta contiene un esperimento. Perché andiamo a fare esperimenti eh, nello spazio? Perché vedete, appunto, come vi dicevo prima, le cose galleggiano, vedete. Eh, le persone galleggiano e questo è importante per fare gli esperimenti. È un po' più complicato viverci in questa condizione perché pensate se volete cucinarvi un piatto di spaghetti nello spazio, è, è complicato perché eh, gli spaghetti galleggiano, l'acqua stessa galleggia e quindi il cibo spaziale, vedete, sono scatolette oppure eh, cibo pre, precotto e liofilizzato, diciamo messo sotto vuoto. Noi normalmente non ci tiriamo le, quelle sono tortillas, non sono piedine, <ride> eh, comunque sono simili come, come sapore. E non ci tiriamo il cibo come vedete qui, ma, ma serve per farvi capire com'è complicato vivere nello spazio. Vedete, si vola come Superman e questo è la, eh, il modulo che abbiamo visto prima, Raffaello, che è stato svuotato e diventava una specie di palestra dove si possono fare esercizi che sulla Terra sarebbe difficile. Eh, Ripetere, no, in particolare adesso vedete questo che è il comandante dello shuttle che perde il controllo della situazione. Allora abbiamo detto che andiamo nello spazio perché non c'è il peso e si possono fare esperimenti come questi. Per esempio, questa è una goccia d'acqua, un, una bella bolla di acqua che vedete viene tagliata. Si può fare un, un acquario anche senza bisogno del vaso ovviamente quello è un cracker non è un pesce vero eh, e questi sono alcuni esperimenti ma questo sono sicuro vi piacerà queste sono diciamo due racchette da ping pong adesso cosa manca per giocare a ping pong la pallina Hai indovinate un po come la facciamo la pallina con l'acqua cioè nello, in assenza di peso l'acqua Riesce a mantenere la sua forma sferica. Ovviamente, devi essere molto attento, se no si, si, si sfascia la, la bolla. Ma se lo fai molto lentamente, con molta uh, attenzione, riesci a fare questo, questo esperimento qui. Questa è una candela, giusto? La conosciamo bene. Se voi la candela la mettete orizzontale, la, la fiamma va sempre comunque verso l'alto sulla Terra. Guardate un po' che succede nello spazio. Questo ero io molti anni fa. Vedete, non va verso l'alto, diventa una specie di palla di, di fuoco, perché l'aria calda è quella che fa andare la punta della fiamma verso l'alto e lì l'aria calda non va verso l'alto. No, esiste ma non va verso l'alto, rimane lì. Questi so, sono alcuni delle, degli ambienti della stazione spaziale e quello che volevo farvi vedere è che noi abbiamo degli esperimenti anche sul soffitto. Perché nello spazio puoi arrivare sul soffitto senza bisogno delle scale e soprattutto quando sei arrivato rimani lì, non ricadi giù. Questa è la cupola, è una delle zone più belle perché guarda direttamente verso terra, quindi è davvero uno spettacolo magnifico. E qui vedete alcune delle zone del, del pianeta, abbiamo visto il Mediterraneo, adesso queste sono le Canarie, qui vediamo la Groenlandia, no, quindi stiamo girando intorno al mondo. Um, queste sono le, le Bahamas e queste sono le, le Hawaii quindi veramente abbiamo fatto il giro del mondo ci sono fenomeni che si vedono dallo spazio per esempio quando c'è una tempesta di sabbia oppure quando si forma un, un uragano o quando c'è un'eruzione vulcanica si vedono anche le cose purtroppo fatte dagli esseri umani questi sono lo smog cioè quando si crea diciamo così, quelle cappe sopra le città oppure gli incendi come vediamo in questo caso, oppure eh, le foreste che vengono tagliate. Queste sono cose che purtroppo si vedono anche dallo spazio, quindi sono veramente grandi per potersi vedere dallo spazio. Noi abbiamo fatto una, una cena Vaiana con cibo avaiano, anche se sempre riofilizzato, e è stato un modo di salutare i nostri colleghi che rimanevano a bordo e ci siamo allontanati dalla, dalla stazione. Quindi... Andando via dalla stazione possiamo fare le foto alla stazione, no? vista da, dal di fuori. Noi, io però vi faccio vedere le, la stazione non come era allora nel 2001, ma come è diventata oggi. Vedete, è grande come un campo di calcio. Quelli sono i pannelli solari che fanno funzionare la stazione. Gli astronauti vivono nella parte al centro dove ci sono quei cilindri in fila. No? Quelli sono gli ambienti dove si vive. E la, è grande come un campo di calcio e gira intorno alla Terra in 90 minuti, proprio il tempo di una partita di calcio. Qui stiamo passando sulle Alpi, vedete, stiamo passando proprio su, sul Veneto, diciamo così, e, e non si vede però, non si vedono le città, non riusciamo a vedere Venezia, non riusciamo a vedere Bologna, adesso stiamo passando verso gli Appennini. Eh, e questa è una cosa molto, molto curiosa che diciamo, mi ha colpito molto. Eh, non riuscire a vedere le, le grandi costruzioni del, dell'uomo in realtà questo è vero di giorno perché di notte, queste sono immagini che riguardano il sole, vedete il sole è bianco non è giallo come lo vediamo normalmente e, e questo invece è di notte, chiaramente è diverso no? si vedono come le città guardate, guardate come è illuminata questa grande qui a sinistra è Milano quella è Venezia, questa che stiamo vedendo adesso eh, e ovviamente si vedono le luci, le città, tutto quanto. Questo invece è il sole quando tramonta: vedete, rimane comunque un azzurro tutto intorno. Questo è il cielo, è l'atmosfera della Terra che ci protegge e ci permette di vivere su questo pianeta. Noi cominciamo a prepararci per il ritorno: e questo è il caso in cui gli astronauti indossano le tute arancioni durante il lancio e durante la fase in cui stanno per tornare a terra. E a questo punto, lo shuttle comincia a prepararsi per tornare sulla Terra, chiude quelle porte che abbiamo visto aperte quando siamo nello spazio e comincia a cadere verso l'atmosfera, quella eh, cosa azzurra che abbiamo visto prima, quella eh, sottile striscia azzurra che abbiamo visto prima. Quando arriva vicino all'atmosfera è talmente veloce che riscalda no, l'aria intorno e diventa tutta una palla di fuoco. Eh, e lo vedete anche dal colore che si vede fuori. De della cabina, fuori fa molto caldo. Per fortuna lo, lo shuttle ha tutta quella parte nera che abbiamo visto, eh, la parte sottostante del, della navetta, questa parte più nera appunto, che protegge proprio dal riscaldamento. E quindi lo, lo shuttle entra nell'atmosfera e si comporta come un aereo: ha le ali per poter volare, ma gli mancano i motori per essere un aereo. Quindi, più che un aereo, è un aliante che, che viene giù molto veloce. Molto rapido e soprattutto non ha la possibilità di recuperare la quota se, se dovesse avere un problema, quindi deve essere sicuro di atterrare esattamente nel punto dove deve atterrare. Quindi, qui vediamo appunto la, la manovra di, di atterraggio e siamo alla, alla fine sostanzialmente di una, di una missione dello shuttle. Lo shuttle, in realtà, adesso non, non vola più, ha finito la sua attività e adesso ci sono veicoli diversi che portano gli uomini nello spazio, però questo rimane comunque uno dei veicoli più importanti nella storia dell'esplorazione dell dello spazio. Ha volato per più di 30 anni e ha trasportato centinaia di astronauti nello spazio. A questo punto possiamo salutare il nostro astronauta che ci ha fatto portare e lasciamo spazio alle domande se ce l'avete grazie allora chi ha una domanda alza la mano io vi chiamo venite qui fate la domanda vieni allora dici il tuo nome a lui. mi chiamo Samuele quanto ci vuole arrivare allo spazio fino alla terra Per tornare ci vuole circa un'ora dal momento in cui comincia tutta la manovra al momento in cui tocchi terra. Eh, in pratica cominci a frenare, diciamo così, per prepararti a rientro quando sei dall'altra parte. Devi fare mezzo giro del, del pianeta per tornare. Eh, questo serve per far scendere lo shuttle fino sull'atmosfera terrestre e poi per fare tutta la manovra di, eh, di rientro. Insomma, no? Quindi circa un'ora ci vuole per per tornare sulla Terra, mentre invece non mi hai chiesto quanto ci vuole per andare nello spazio. Dal momento in cui si accendono i motori al momento in cui si arriva in orbita passano otto minuti, quindi è più facile andare che tornare. Um, mi chiamo Elia e voglio sapere quanto ci vuole Adam, um, ad, um, se, quanto sei stato dentro lo spazio, nella stazione spaziale. Sì, diciamo, io sono arrivato sulla stazione spaziale quando era veramente in fase di costruzione, quindi era ancora un cantiere eh, non, non completato, diciamo. quindi le permanenze a bordo erano ridotte, erano dell'ordine di qualche settimana, al massimo un mese. Adesso invece eh, gli astronauti stanno anche sei mesi a bordo della stazione spaziale, quindi io sono stato con meno di 15 giorni, eh, mentre gli astronauti oggi ci sono, appunto, rimangono per, per molti mesi, addirittura... Qualcuno è rimasto addirittura un anno intero a bordo della stazione. Io mi chiamo Giada e andare nello spazio con lo shuttle e fare il giro del mondo è stato difficile o facile? Beh, diciamo, il difficile è arrivarci nello spazio. Una volta che ci sei arrivato è abbastanza facile perché. Eh, nello spazio c'è il vuoto, quindi non c'è niente che ti frena, quindi tu puoi spegnere i motori e quello continua a girare, no? non si ferma mai. Tant'è vero che per tornare devi frenare e eh, cominciare a ricadere giù, quindi tu in realtà viaggi a motori spenti. Eh, se non ci fosse la Terra eh, tu non ti accorgeresti nemmeno di viaggiare perché non senti rumori. No, non ci sono vibrazioni, non c'è niente, quell'oggetto continua a muoversi ma tu non senti niente. In realtà lo vedi che stai andando veloce perché sotto di te la Terra gira, cioè gira, la vedi cambiare, sei tu che giri e, e fai un giro in 90 minuti, quindi fai un giro della terra, poi ritorni eh, di nuovo dove, da dove eri partito, ma nel frattempo la Terra si è spostata, quindi tu non sei tornato per esempio sull'Italia, ma sei tornato un po' più a ovest, un po' più spostato verso, verso ovest, quindi sei passato sulla Francia, poi la volta dopo passi sulla Spagna e così via. Quindi, continuando a girare vedi tutte le zone del mondo, eh, passi sopra tutte le zone del mondo, a parte i poli, perché sei inclinato ma non abbastanza da passare sui poli. Quindi passi attraverso l'equatore, vai a nord, nell'emisfero nord e poi vai nell'emisfero sud, quindi vedi davvero tutto, eh, tutto il pianeta. Se ti chiedessero di andare su Marte ci andresti. Eh? Se avessi la tua età ci andrei di corsa. <ride> Purtroppo no, non è facile, diciamo, anche perché ci vorranno ancora almeno vent'anni. Quindi, diciamo, l'età in questo caso mi impedirebbe di, di andarci, però ci, mi piacerebbe, sì, sarebbe, era uno dei miei sogni. Ma dove vanno a finire ehm, i, i due. Due razzi si sganciano dopo due minuti, quindi lo shuttle dopo due minuti è arrivato a 50 km nell'oceano perché sta salendo non proprio esattamente verticale, si muove così. Quindi si sposta verso l'alto ma continua a viaggiare verso, verso est. Quindi, siccome parte dalla Florida, comincia ad andare sull'oceano. Quindi si sganciano a 50 km più o meno dalla costa con un paracadute finiscono in mare, finiscono nell'oceano e vengono recuperati dalle navi che poi lo riportano a terra e vengono poi riutilizzati, quindi no, diciamo, i due razzi vengono utilizzati di nuovo. Ma quanto ci vuole ad andare sulla Luna e a tornare qui sulla Terra? In realtà no, non ci vuole molto, nel senso che le missioni che sono state fatte sulla Luna, quelle dell'Apollo negli anni 60, tra l'altro ieri era proprio il giorno in cui i primi esseri umani sono scesi sulla Luna, 44 anni fa. E, e quindi diciamo, andare sulla Luna non, non ci vuole molto, ci vuole meno di due giorni di viaggio, eh, all'andata altrettanti al ritorno, quindi le missioni sulla Luna sono durate meno delle missioni che facciamo sulla stazione spaziale, mh, duravano meno di una settimana. Eh, adesso ci torneremo sulla Luna e certamente saranno missioni molto più complesse, però il viaggio sarà sempre di meno di due giorni. Quante volte sei stato sullo spazio? Due volte sono stato nello spazio, la prima volta nel, nel secolo scorso addirittura eh, nel 90, 1996. E la seconda volta invece quando sono salito a bordo della stazione spaziale era il 2001, quindi nel nuovo millennio, anche se proprio all'inizio. <ride> ah, eh, ti ah. faccio, dopo, te, dopo lo facciamo. Dopo facciamo Vai, il tuo nome? Io mi chiamo Leonora. E come si lo shuttle dopo che ha passato l'atmosfera? e come un meteorite che ha preso fuoco la punta? Non ha preso fuoco, è che intorno si scalda. Tu, tu dici l'immagine che abbiamo visto adesso? Eh, quando lo shuttle rientra, immaginatevi lo shuttle sta, sta nello spazio: no? nello spazio non c'è niente, non c'è atmosfera. Quindi, come ho detto. Puoi continuare a girare, non c'è niente che ti ferma. No? Voi, se state sulla macchina e metti fuori la mano, senti che c'è il vento, no? l'effetto dell'aria che frena la mano. Nello spazio non c'è l'aria, quindi tu continui a viaggiare alla stessa velocità. Quando è il momento di tornare, devi rallentare per poter tornare verso l'atmosfera. Quindi rallenti, ma mica tanto, continui a viaggiare molto veloce. Quindi quando arrivi sull'atmosfera sei talmente veloce che riscaldi l'atmosfera, eh, e quindi questo riscaldamento produce quella palla di fuoco che abbiamo visto, però non, non brucia lo shuttle, anche perché per fortuna è eh, protetto da quelle piastrelle nere che servono proprio a isolarlo da questo grande calore. Ma senza pannelli solari non va. Ehm... Lo scelto non funziona, eh. <ride> è giusto, bella domanda. In effetti, noi non avevamo i pannelli solari sullo Shuttle, ma avevamo un altro sistema per produrre energia elettrica che si chiamano celle a combustibile. In pratica, si tratta di un dispositivo in cui tu metti idrogeno e ossigeno. L'ossigeno ce l'abbiamo perché serve per far funzionare, diciamo per far vivere gli astronauti. L'idrogeno serve nei motori, quindi lo Shuttle si porta dietro idrogeno e ossigeno in grande quantità. E una parte di questo idrogeno e ossigeno, fa facendolo reagire in questo dispositivo che si chiama cella combustibile, produce energia elettrica. E indovinate un po' qual è lo scarto, il prodotto di scarto della reazione fra idrogeno e ossigeno? Chi lo sa? Che succede se mettiamo insieme idrogeno e ossigeno? Acqua! Viene fa il diciamo, dalla cella combustibile esce acqua, e l'acqua che bevono gli astronauti è quella prodotta dai cell a combustibile, cioè quando si parte lo shuttle non ha neanche un, un, un litro d'acqua. L'acqua viene prodotta man mano che funzionano le celle a combustibile. Abbiamo dei serbatoi vuoti che vengono riempiti, diciamo la gran parte viene utilizzata per, ehm, per raffreddare l'acqua viene usata anche per raffreddare all'interno della, della, eh, della cabina, per esempio i computer e tutto il resto. Una parte viene passata attraverso dei filtri, puli, purificata, eccetera, ed è quella che bevono gli astronauti. Quindi eh, diciamo dalle celle a combustibile non solo si produce acqua, ma il prodotto di scarto è l'acqua. Cioè scusate, non solo si produce energia elettrica ma il prodotto di scarto è l'acqua. E infatti le celle a combustibile sono uno dei modi con cui si pensa di fare le auto elettriche perché invece di metterci delle batterie molto pesanti e di caricarlo alla spina, in questo modo tu fai il pieno di idrogeno, l'ossigeno grazie al fatto che siamo sulla terra è gratis, nel senso che lo trovi nell'aria, eh, quindi non te lo devi portare, l'idrogeno fa il pieno e queste macchine possono funzionare eh, elettricamente con motore elettrico come le altre. Eh, L'unica cosa è che l'acqua delle del combustibile non è proprio buonissima da bere, c'è un po' un sapore metalli. Ma quanto ci vuole per andare dalla Terra a Saturno? Eh, eh, dipende, dipende da, da, dal tragitto che fai. Diciamo, se ci vai diretto ci vogliono comunque diversi anni. Il problema è che noi oggi non siamo in grado eh, di mandare una sonda così lontano eh, direttamente lanciandola da Terra. Ci vorrebbe talmente troppo carburante che non siamo in grado di, di farlo. Quindi quello che si fa in genere è un viaggio molto più tortuoso, no? Magari, cioè Saturno, sapete, è, è dopo Giove, dopo Marte, quindi è verso fuori no? e invece noi delle volte lanciamo verso il Sole che dice hai sbagliato tutto, <ride> invece lo, lo facciamo andare a Venere, utilizziamo Venere come una specie di boa per girare e tornare indietro, ma nel frattempo accelera anche, serve anche da dare una, una spinta. Diciamo quella che si chiama assistenza gravitazionale. Quindi eh, in questo modo facendogli fare un giro intorno a Venere, un giro intorno alla Terra prende poi la, la velocità giusta per arrivare su Saturno, però in questo modo ci vogliono diversi anni. In pratica tutte le sonde, a parte quelle che vanno su Marte, che ci impiegano circa un anno, un po' meno di un anno, tutte le sonde che vanno oltre l'orbita di Marte, impiegano molti anni, la più, eh, diciamo, quella che ha impiegato più di tutti è stata New Horizons che è mh, andata verso Plutone. Plutone, sapete, Plutone è un, è un pianeta o no, sì o no? È un pianeta nano, ragazzi. Era un pianeta quando ero ragazzo io, era un pianeta, poi l'hanno declassato e è diventato un pianeta nano. Però diciamo che sostanzialmente è sempre un pianeta. E è l'ultimo dei pianeti, o il primo dei pianeti nati, dipende da come lo vogliamo vedere. E, e comunque ha impiegato quasi dieci anni per arrivare su, su Plutone, quindi è stato un viaggio davvero lungo. Ragazzi, lo spazio è grande, è veramente grande. È stato emozionante andare per la prima volta sullo spazio? Eh, sicuramente sì, è stato emozionante anche perché è una cosa che aspetti per tanti anni: non è che eh, si può andare lì e cominciare subito un viaggio nello spazio. Devi eh, studiare, devi andare a scuola come fate voi eh, per diversi anni, imparare come funzionano queste macchine che sono complicate, imparare a, a, a affrontare anche situazioni di emergenza, pericoli perché nello spazio ci sono tanti pericoli che possono diciamo, creare anche dei problemi e, e quindi tutto questo richiede anni di preparazione quindi diciamo, alla fine di questo percorso quando tu finalmente sali a bordo del, eh, dello shuttle sei molto soddisfatto, sei anche molto emozionato e soprattutto aspetti di vedere con, con i tuoi occhi quello che ti hanno raccontato i colleghi che magari già sono stati nello spazio tutto quello che hai imparato fino a quel momento e poi arriva il momento di arrivare su, e la prima cosa che ti viene da fare è guardare. Ma questo è un po' strano: no? tu ti prepari anni e anni per partire, e poi la prima cosa che fai è guardare dietro da dove sei partito, perché è la cosa più bella che c'è da vedere. Insomma, per il resto è tutto buio nello spazio, ma la Terra rimane un gioiello davvero splendente e colorato. Tu con chi sei andato nello spazio? Allora, gli equipaggi del Shuttle Genere sono fatti di, tra 6 e 7 astronauti. Io sono andato sempre col massimo, con 7 astronauti, e in gran parte astronauti americani, ma se, io so, sono capitato sempre in equipaggi internazionali, quindi c'erano anche, per esempio, nella seconda missione c'era anche un russo, un canadese, nella prima c'erano diversi altri europei, eh, c'era anche un, un astronauta americano, diciamo ma in realtà originario del Costa Rica, quindi insomma sicuramente un equipaggio internazionale. Quanto ci metti a arrivare su Giove? Ma Giove è un po' più vicino, comunque è sempre lontanissimo, quindi se, se per arrivare su Plutone ci sono voluti dieci anni, su Saturno ce ne vogliono 5 o 6, su, su Giove ce ne vuole qualcuno in meno, eh, però sono veramente pianeti molto lontani e, e quindi è difficile arrivarci. L'uomo probabilmente non ci arriverà tanto presto, manderemo dei robot, non tanto su Giove, perché Giove... In realtà è un grande, una grande palla di gas, non c'è un posto dove tu puoi atterrare. No? Eh, ma sulle lune di Giove sapete che Giove ha tantissime lune, ne hanno scoperte più di, più di 80. Eh, quindi alcune sono piccolissime, sono dei pezzi di roccia, ma alcune sono molto, molto grandi. In particolare ce n'è una che si chiama Europa che non è Europa l'Europa, ma è un, una divinità. Dell'antica, dei, dei Romani, degli antichi Romani, eh, che è fatta tutta di ghiaccio, quindi è un'intera luna coperta di ghiaccio. Ma sotto questo ghiaccio sappiamo ormai per certo che c'è un oceano, c'è un'acqua un, liquida, e quindi è possibile che lì ci siano anche delle forme di vita, ed è una delle cose che andremo a vedere nei prossimi anni con una sonda. La luna di che materiale è fatta? Allora, la Luna in realtà è un pezzo di terra, nel senso che sia, è molto simile alla Terra. La Luna, secondo diciamo, quello che ormai è la, la nostra conoscenza, grazie anche alle missioni lunari che hanno riportato sulla Terra dei campioni di roccia lunare, hanno riportato circa un centinaio di chili nelle varie missioni eh, di rocce lunari, studiando queste rocce abbiamo capito che la Luna è molto simile alla Terra. E questo ci ha fatto pensare che forse la Luna si è formata, parliamo prima dei, prima dei, dei dinosauri, insomma, quando sulla Terra non c'era ancora nessuno, c'è stato un impatto, cioè ci è venuto addosso un pianeta grande più o meno come Marte, quindi un, un oggetto piuttosto grande, che ha squassato tutta, tutta la Terra, che non era ancora completamente solida, e da questo diciamo, disastro... Ovviamente la, il pianeta che è arrivato si è, si è congiunto insieme alla Terra. E però, da questo urto è venuta fuori la Luna. Quindi, la Luna in realtà contiene probabilmente le parti anche interne del, di quello che allora era la, la Terra e di questo, e di questo pianeta che ci, ha, che ci è venuto addosso. No, questo è avvenuto molto prima, molto prima che ci fosse qualsiasi forma di vita sulla Terra. Quando la Terra era ancora in fase di formazione. Quindi la Luna è molto simile alla Terra. Questo non vuol dire che è identica, perché ha subito un'evoluzione diversa. La Terra ha avuto tanti terremoti, eruzioni vulcaniche che hanno portato in superficie materiale diciamo, de, della parte più, più sottostante, più centrale. La Luna ha avuto sì terremoti, ha avuto anche delle eruzioni, ma molto con, piccole. Per cui, che sulla, e poi soprattutto la Luna non ha un'atmosfera, quindi non ci sono stati venti, non c'è stato nulla che ha tolto, che ha cambiato le situazioni. Quindi se noi andiamo a studiare la Luna in realtà possiamo sapere molte cose di com'era la Terra miliardi di anni fa, perché quello che c'è sulla Luna oggi non è altro che un pezzo di Terra com'era, cioè non è, non, non è cambiata molto rispetto a com'era miliardi di anni fa. Quindi da questo punto di vista la Luna rappresenta davvero un, un laboratorio molto interessante per studiare la storia del nostro pianeta. Mi chiamo Sofia, ma avete trovato forme di vita? <ride> allora, no. La risposta è no eh, perché non siamo andati molto lontano. Quando uno pensa ai viaggi spaziali, appunto pensa a Giove, pensa a Saturno, pensa a Marte. In realtà nulla di tutto questo è stato fatto dagli uomini, abbiamo mandato delle sonde, dei robot in giro per il sistema solare, ma gli uomini al massimo sono arrivati sulla Luna, quindi ci siamo spostati pochissimo. Quindi non è che gli astronauti diciamo così, abbiano viaggiato così lontano per cui hanno incontrato altre forme di vita, in realtà non è successo. Il discorso sulla vita aliena è un discorso a parte, diciamo, che meriterebbe una, una discussione a parte. Eh, io penso che l'universo è così grande che è difficile immaginare che ci sia solo un pianeta in tutto l'universo dove, eh, eh, diciamo, dove è nata la vita e dove sono nate forme di vita intelligenti, ammesso che noi lo siamo, una forma di vita intelligente, eh, diciamo. Quindi, è possibile che da qualche altra parte nell'universo ci siano altri pianeti eh, abitabili e abitati eh, come la Terra o, o, o in modo diverso dalla Terra. Però le distanze, come dicevo prima, se soltanto per andare al confine del nostro sistema solare impieghiamo decine di anni, eh, arrivare alle stelle ci vogliono migliaia se non milioni di anni, quindi sono distanze che per il momento noi non siamo in grado di, di percorrere. Mi chiamo Nicola, ma come passavi il tempo sullo, nello spazio? In realtà il problema è che ce n'era poco di tempo, quindi eh, ci sono molte cose da fare. Tu vai nello spazio per, per fare ricerche, per fare attività, diciamo di, eh, di eh, fare esperimenti, di, di, di provare nuove tecnologie. E tutto questo richiede tempo. In realtà quando sei eh, sullo shuttle lavori per 12 ore al giorno, tutti i giorni domenica compresa, eh, poi ci sono otto ore per dormire e quindi alla fine rimangono quattro ore di cui una parte serve per eh, lavarsi, per prepararsi da mangiare, per farsi il letto, anche se avete visto è un pelo, però bisogna eh, la mattina sistemarlo, la sera tirarlo fuori e così via. Mm, sullo shuttle non è come sulla stazione che ognuno ha la sua postazione, sullo shuttle diciamo lo spazio è molto piccolo, quindi viviamo tutti in uno stesso ambiente, quindi non puoi tenere i sacchi a pelo in giro, li devi mettere a posto, piegarli, un po' come nel campeggio, no? la mattina bisogna sistemare tutto, poi la sera li metti tutto pronto per dormire. Quindi tenendo conto di tutto questo, di tempo libero praticamente non ce n'è, eh, o molto poco insomma. Mi chiamo Giulia e volevo sapere se quando siete andati nello spazio avete incontrato anche delle galassie delle galassie altre persone dici alieni no, no. no le galassie sono allora facciamo un attimo un, una ricapitolazione della situazione per capire no più che altro per avere un'idea delle distanze perché le distanze sono importanti per capire diciamo come siamo messi tra l'altro è interessante perché questa è la storia dell'umanità eh, diciamo ripercorre la storia dell'umanità noi siamo partiti Abbassate le mani. Siamo partiti, ovviamente non sapendo nulla, guardando le stelle, e vedendo i modi del Sole e della Luna, abbiamo pensato tutto ci gira intorno, le stelle girano, il Sole gira, la, te, il, eh, la Luna gira, siamo il centro dell'universo. Giustamente, non c'era altra possibilità. Tutto girava intorno a noi e quindi siamo partiti... La Terra siamo noi, intorno ci gira tutto. Poi, un certo Keplero e poi Galileo, diciamo più, più, più noto ancora, ha detto: no, signori, ci stiamo sbagliando: il centro del, del, del nostro universo è il Sole e la Terra, insieme agli altri pianeti, gira intorno al Sole. Quindi, parliamo del sistema solare: no, non a caso, si chiama sistema solare. Il Sole è al centro e tutti i pianeti che gli girano intorno. E questo era il nostro universo, ok? Finiva qui. Quindi, tra l'altro ai tempi di Galileo non si conoscevano tutti i pianeti, si arrivava fino a Giove, e quegli altri sono stati scoperti molti anni dopo, quindi il sistema solare era, era piuttosto piccolo. Ammettendo anche adesso che conosciamo Plutone e altri piccoli pianeti che stanno in quella zona e che sappiamo che intorno a quello ci sono ancora un'altra zona, più grande di asteroidi, comete, no? da lì vengono le comete, ogni tanto una di queste parte e ci avvicina al Sole. Facendo così siamo arrivati a dire, vabbè, questo è il Sistema Solare, siamo a posto. Poi abbiamo scoperto che ci sono le altre stelle, però queste stelle per noi erano tutte nella stessa barca, diciamo così, tutte del nostro, non Sistema Solare, ma del nostro sistema che chiamiamo Galassia, con la G maiuscola, che è diverso da galassia con la G minuscola. Galassia con la G maiuscola è la nostra galassia, che si chiama anche Via Lattea. Galassia è il nome greco, Galactos vuol dire latte. Quindi galassia è il nome greco, Via Lattea è il nome latino, diciamo quello che usiamo oggi. Ma è la stessa cosa, quindi galassia e Via Lattea sono la stessa cosa. È il nostro sistema di stelle. Quindi, non solo c'è il Sole ma ci stanno altri 100, mila, 100, miliardi, 100 miliardi o 200 miliardi di altre stelle nella nostra galassia. E lì finiva il mondo, questo era il nostro universo. Poi un certo Herschel ha detto che quelle cose che noi vedevamo, quegli sbuffi che vedevamo che non erano stelle e che pensavamo fossero delle cose dentro la galassia, in realtà erano fuori. E le ha chiamate galassie con la g minuscola, che sono altre ammassi di stelle come la nostra quindi contengono ognuno di quei, di quei sbuffi di fumo di, di, diciamo di, che si vedono contengono centinaia di miliardi di galassie e di queste galassie ne abbiamo cominciato a contare prima pensavamo che fosse una sola adesso sappiamo che ce ne sono centinaia di miliardi non so se vi rendete conto della dimensione allora se fra il nostro sistema solare e Plutone ci vogliono 10 anni di viaggio fra noi e la prima stella vicina ci vorrebbero alla velocità della luce 4 anni, ma noi non andiamo alla velocità della luce, quindi ci vorrebbero 20-30 mila anni. La prima stella, per arrivare ai confini della, 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 della nostra galassia ci vorrebbero milioni di anni. E siamo ancora dentro la galassia, le altre galassie stanno fuori e alla velocità della luce... Ci vorrebbero milioni di anni per arrivarci. Non vi dico, nella nostra velocità non sono neanche in grado di fare i conti. Detto questo, vi ho confuso abbastanza le idee, ma avete capito quanto è grande? Ecco, quindi la galassia le puoi vedere solo col telescopio per concludere. Ma ci metti dei giorni per arrivare sulla Luna o no? Sì, ci vogliono un paio di giorni per arrivare sulla Luna. Eh, mi chiamo Costanza. Qual è il pianeta con più lune e se ti ricordi quante lune ha? Allora, il numero preciso non cambia continuamente, comunque è Giove. Per un certo periodo di tempo è stato superato da Saturno, che pure lui ce n'ha parecchie, ma adesso ne hanno scoperte altre 20 ultimamente. Credo che siamo arrivati a 88 lune di Giove, ma diciamo potrei, potrei aver perso qualche luna, quindi sicuramente sono molte. Mm, credo che Saturno ce n'abbia più di 60 eh, diciamo che quella che ce n'ha meno di tutte è la Terra, che ce n'ha una sola anche Marte ci batte, ce n'ha due anche se sono veramente dei, dei, piccoli, dei piccoli pezzi di roccia Mi chiamo Tobia, volevo sapere perché sulla Terra c'è gravità e sulla Luna no in realtà c'è anche sulla luna la gravità, però è più piccola. Allora, la gravità, cioè quella forza che ci fa stare con i piedi per terra, è dovuta alla massa del pianeta. Cioè, più massa c'è, più gravità c'è. Quindi se tu sei sulla terra pesi quanto pesi? Dov'è il bambino che ha fatto la domanda? Dov'è il bambino? Quello che ha fatto la... Ah, eccolo lì. Quanto pesi? Quanto pesi? Non lo sai, 20 kg, 30 kg. Eh? 27, 27. Tu pesi 40. Allora, diciamo, non vi dico quanto peso io perché andiamo fuori, fuori scala, diciamo 30-40 kg sulla Terra, se andate sulla Luna pesate 6 volte di meno. Quindi senza fare la dieta, improvvisamente da, da 30 kg pesate eh, un sesto, 5 kg. 5 kg, ok? Se andate su, su Marte, che è un po' più, un po più piccola della, della Terra, ma è più grande della Luna, ne pesate un terzo, quindi 30 kg sono 10 kg. Quindi la gravità funziona in base alle dimensioni del pianeta. Ovviamente se andate su Giove, a parte che Giove è complicato, non, non è tutto eh, diciamo, roccioso, ma è gas, ma comunque pesereste molto di più quindi a secondo del posto dove si va si pesa diversamente quindi la gravità esiste ma è diversa perché sono diverse le dimensioni del pianeta. Quanti chilometri ti nascondi per arrivare dalla Terra al confine della galassia? Madonna, <ride> allora. Eh... La, galassia, la nostra galassia adesso abbiamo imparato a conoscerla bene, sappiamo più o meno le dimensioni, è una galassia media, media grande, non è, non è né grandissima né, né piccola. E ce ne sono di tutti i tipi, eh, dalle nane a, alle giganti. La nostra è una diciamo di medie dimensioni, quindi è grande lungo, è, è una ha forma di, di disco, no? è un disco. Il diametro diciamo, è circa 100 anni luce, 100.000 anni, 100 anni luce, poi vediamo com'è. Il che vuol dire che se tu viaggiassi a velocità di luce impiegheresti 100.000 anni per andare da un estremo all'altro. Ed è spessa diciamo, qualche decina di anni luce. Perché usiamo gli anni luce? Che sembra piuttosto una misura di tempo, no? più che di distanza. Perché se la dovessimo esprimere in chilometri sarebbe un disastro. Perché un anno luce sono 100 milioni di milioni di chilometri, un anno luce. Moltiplicate questo per 100.000 e viene fuori un numero difficile da, da gestire. Allora gli astronomi si sono inventati l'anno luce, che è più facile da, da gestire. Quindi, per rispondere alla tua domanda, in chilometri sono 100.000 moltiplicato per 100, milioni, 100 eh, milioni di milioni di chilometri. Fatti il conto, Vai. ma quindi si vede eh, veramente la muraglia cinese? Diciamo, io non l'ho vista, però diciamo, non sono sicuro che, che, che si possa vedere. Eh, certamente, la muraglia cinese è grande, ma soprattutto è lunga ed è stretta, e, e soprattutto è fatta di mattoni, quindi, diciamo di, di pietre. Quindi ha la stessa dimensione ha lo stesso colore del terreno e dallo spazio come vi ho detto è difficile vedere a occhio nudo parliamo a occhio nudo eh, perché poi se usi i telescopio ovviamente riesci a vedere quello che vuoi ma a occhio nudo fai fatica a distinguere le cose se non hanno un colore diciamo che, che, che è diverso rispetto allo sfondo ho detto prima che non si vedono le città quindi la muraglia cinese secondo me non si vede a occhio nudo però diciamo qualcuno racconta di averla vista ma quando come si fa a portare lo shuttle sui razzi dopo che è arrivato alla pista bella domanda è complicato in effetti lo shuttle ha bisogno di tutta una serie di, di lavorazione di, di, di attività per riportarlo una volta atterrato riportarlo nell'hangar, riportarlo poi in cima al serbatoio e ai razzi. Ci vogliono mesi e mesi di lavoro. Eh, in particolare lo shuttle dovrebbe atterrare, viene lanciato dalla base in Florida, che si chiama Kennedy Space Center, viene lanciato e poi atterra eh, sulla pista che c'è al Kennedy. Quindi va, teoricamente andrebbe trasportato da lì all'hangar e tutto il resto. Qualche volta, ed a me è successo, le condizioni, diciamo, delle, delle, le condizioni meteo in Florida non sono adatte per far atterrare lo shuttle. Ho detto prima che lo shuttle non può ritornare in quota, no? non può riprendere quota, quindi, una volta che sta scendendo, deve scendere e toccare terra. Ma se a terra piove, ci sta vento, le condizioni di visibilità sono brutte, eh, non lo puoi far atterrare. Allora, che succede? Vi racconto cosa è successo a me. Noi siamo, eravamo pronti ad atterrare, quindi ci siamo sistemati le tute, tutto quanto. E però, nel momento in cui avremmo dovuto cominciare la manovra, ci dicono aspettate, perché le condizioni meteo non sono buone. Quindi, che si fa? Si fa un altro giro, no? Alla volta dopo, quando ritorniamo più o meno nello stesso punto, di nuovo possiamo atterrare, non si può atterrare perché le condizioni sono peggiorate. Insomma, abbiamo aspettato un giorno. Facendo sempre girando, continuando a girare, alla fine hanno detto: dovete atterrare comunque, non possiamo atterrare al Kennedy, atterrate in, in California, cioè dall'altra parte degli Stati Uniti, dove c'è una grande base, eh, dove si può atterrare con lo shuttle. Quindi in quel caso siamo atterrati addirittura in California. E come lo portiamo lo shuttle dalla California a, a, alla Florida? Sopra un aereo, non so se avete mai visto una foto, c'è cioè un grande aereo che è un 747, un Boeing dove sopra c'è eh, lo shuttle agganciato e viene portato in volo e, e riportato fino, fino a Kennedy mi chiamo, mi chiamo Rita a tua mamma piaceva la decisione di diventare astronauta non troppo ancora meno a mia moglie a dire la verità e, no diciamo io quando ho fatto il concorso non avendo idea di come andava a finire il concorso perché ovviamente devi fare tutte le prove mediche cioè ci vuole un, più di un mese di, di esami di vario tipo io ho fatto la domanda e ho cominciato a partecipare al concorso senza dire niente a nessuno pensando che tanto prima o poi mi scartano e quindi la storia finisce lì poi invece alla fine siamo rimasti in due e ho detto forse è il caso che avviso la famiglia perché qui la cosa si fa seria e non l'hanno presa bene, però insomma poi alla fine hanno capito quanto fosse importante. Quindi Certo, è un'attività un che ha dei, hai dei rischi, questo non c'è dubbio. Mi chiamo Anna e quando eri alla base hai visto la punta dell'Everest? Sì, eh, diciamo quando eri in orbita ho visto la punta dell'Everest. Come ho detto noi passiamo su tutto, su tutto il mondo, quindi siamo passati anche sull'Himalaya. E quindi abbiamo visto anche tutta la, la catena dell'Himalaya e l'Everest. E l'Everest si riconosce perché diciamo, è un po' più alto degli altri, ma soprattutto ha una forma abbastanza, abbastanza facile da riconoscere. Ciao, mi chiamo Diana. Eh, nello spazio siete riusciti a vedere quanto grandi erano le stelle? No, no, le stelle sono talmente lontane che continui a vederle esattamente come le vedi sulla Terra, cioè le vedi sempre un puntino, non è che le vedi più grandi. Eh, L'unica differenza che c'è è che quando noi guardiamo le stelle sulla Terra le vedi brillare, no? le vedi come le luccicare, per, ma quello non è, un, non è un fenomeno delle stelle, le stelle non luccicano, quella è l'atmosfera che si muove e crea quell'effetto. Quando tu sei fuori dell'atmosfera, nello spazio, i puntini sono assolutamente fissi, cioè vedi tante lucette, eh, tutte diciamo fisse e eh, diciamo, forse riesci a vedere un pochino meglio i colori. Anche da terra si vede una stella più azzurrina e una stella un po' più rossa, ma dallo spazio forse si vede un pochino di più. Però per il resto la vedi sempre un puntino perché sono talmente lontane che non è che ti ci sei avvicinato abbastanza. Io mi chiamo Adriano e volevo sapere se, se, se i razzi si staccano prima del, del tempo dovuto, cos'è che accade? Dunque i razzi non si possono staccare prima del tempo dovuto perché è una manovra che fai, eh, che fai diciamo, da, con un controllo da, da computer. Eh, quello che può succedere è che i razzi non funzionino come devono e quindi non hai la spinta succe, sufficiente per arrivare in orbita. E questo è accaduto, credo, una volta in tutta la storia della, eh, dei voli della Shuttle. In quel caso non riesci ad andare in orbita e se veramente non riesci, questo succede proprio all'inizio non riesci neanche eh, a, 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 diciamo, a raggiungere una zona sufficientemente elevata. Per cui quello che puoi fare è atterrare da qualche altra parte, dall'altra parte dell'oceano. Arrivi a un'orbita che non è quella prevista, un po' più bassa, e quindi a quel punto la missione ovviamente viene cambiata. Ecco, se poi c'è davvero un problema in fase iniziale, perché i motori si spengono, eccetera, puoi sempre tornare indietro. È una manovra che nessuno ha mai fatto, quindi è una manovra molto complicata, però in linea di principio si può fare. Mi chiamo Marco e la mia domanda è: Le è piaciuto questo incontro? Certo. Molto, ecco. molto. In genere, alla fine di tutta questa chiacchierata, rifaccio la stessa domanda: Quanti di voi vogliono fare gli astronauti? Sono di più o di meno? Sono aumentati. Sono aumentati. No, non vi ho spaventato allora. Bene, va <ride> Allora, chiediamo anche se ha un messaggio, perché noi quest'anno facciamo l'estate spa. Allora se facciamo silenzio perché chiediamo a Umberto Guidoni se ha un messaggio per noi per lo spazio. Ma diciamo io posso dirvi che quando avevo la vostra età sognavo di andare su Marte perché erano già andati sulla Luna, quindi dico vabbè la prossima generazione andranno su Marte. Per me è rimasto un sogno perché su Marte non ci siamo andati e non credo che ci andremo almeno se non nei prossimi anni, ci vorranno almeno 20-20 anni. Voi siete invece la generazione che vedrà davvero gli esseri umani su Marte e magari qualcuno di voi metterà piede su Marte, quindi pensateci bene, lo spazio sarà sicuramente il vostro ambiente di lavoro forse, ma certamente sarà una cosa con cui farete, eh, diciamo, avrete una, un rapporto molto più stretto di quello che hanno avuto le, le generazioni prima di voi. Se voi ci pensate in oltre 50 anni, in 60 anni eh, hanno volato nello spazio 600 persone, quindi diciamo 10 persone l'anno, no? in 60 anni. Ecco io credo che nei prossimi 60 saranno milioni le persone che andranno nello spazio e magari qualcuno di voi avrà la possibilità di farlo senza diventare astronauta. Grazie. Noi adesso abbiamo due regali per Umberto Guidoni. Il primo viene consegnato dall'assessore Antonella Caldart a cui facciamo un applauso. Anche il guardi. Che non sono qua come assessora, sono qua come capo ufficio astronauti dei centri ah. estivi e estate spaziale. Quindi è con questo titolo che le, le consegno questo libro che okay. illustra la nostra città. C'è anche una dedicata del sindaco, che siccome è un suo fan si è permesso di. Ah. Chiamarla solo col nome, speriamo di, di essere stati accoglienti per noi. Lei è stata davvero un ospite, un, uno special guest, special guest. E quindi, grazie, grazie mille. Il secondo regalo invece lo facciamo da parte di tutti i bambini e le bambine. Girati di qua, apriamo la maglietta. Così la mostriamo a tutti e la regaliamo a Umberto Guidoni. Ecco, da parte di tutto il Centro Estivo. Bravissima, bene. Okay. Grazie. Bene, allora l'ultimo grandissimo applauso della nostra estate spa. Forte forte questo applauso per Umberto Guidoni.